Prima di tutto Cibreo è un nome, un termine preso dal Pinocchio di Collodi, questo ci tengo a specificarlo. E Fiorentino Doc viene qui perché questo è un locale, un sistema di locale, perché c'è il Cibreo, il Teatro del Sale, c'è uno store per la vendita dei prodotti alimentari. Fu una felice invenzione 30-40 anni fa, il ristorante è del 79, questo caffè è dell'89, fu una felice intuizione di Fabio Picchi, che con questi due locali cominciò a rivalorizzare una zona che era un po' negletta della città, insomma, si trovava accanto a un bellissimo mercato, quello di Sant'Ambrogio, mercato coperto di Sant'Ambrogio, e Fabio Picchi 40 anni fa col ristorante, 30 anni fa col caffè, iniziò un percorso di rivalorizzazione della zona, sottraendola in qualche modo alla Disneyland rinascimentale che è diventato un po' il tratto comune caratteristico della Firenze, del quadrilatero romano. Quindi un Fiorentino Doc, ma anche uno che viene a Firenze come turista, viene qui per ritrovare vecchi sapori, vecchi modi di dire, una parlata che piano piano purtroppo sta scomparendo, affogando nell'italiano comune. Questa mi sembra una delle buone ragioni, si sta bene, si può trascinarci per tutto il pomeriggio parlando di tutto e di più, e ancora, ripeto, qui si può cogliere quello spirito, quel sarcasmo fiorentino che è sempre più difficile trovare in una Firenze che, a torto o a ragione, ormai è una città che ha principalmente una dimensione turistica.